che ti dicono anche praticamente quello che devi fare in questo caso per coinvolgere o far innamorare una persona. Oppure, se non ce n'è, perché non è detto che tu debba per forza far innamorare quella persona, magari potresti far innamorare un'altra persona. Salutiamo anche Deborah, salutiamo anche Deborah. Bene, quindi cerchiamo di capire, quindi usando i tarot, un attimino quali sono le situazioni migliori, che cosa puoi fare. Salutiamo anche Roxy. Allora, quindi quale sarà il tuo futuro in amore e quali saranno i suggerimenti? Allora, la prima stesa è la stesa del Buddha, la seconda stesa è la stesa della piramide. E la terza stesa è la stesa della stele. Ricordo a tutti che se volete fare domande o se volete interagire con me, dovete anche fare l'abbonamento al canale o fare una donazione, altrimenti non interagisco nella chat. Questo per dare giustamente come dire, un privilegio, tra virgolette, alle persone che sono abbonate o alle persone che sono iscritte al canale. Quindi, se volete interagire con me, in qualche modo nel chat, dovete o abbonarvi o fare donazioni al canale. Anche piccole, ma dovete dare una dimostrazione che ci tenete a questo canale, altrimenti non interagisco con le persone che non sono abbonate. Allora, bene, detto questo, in viaggio per il Trentino, 33 Trentini, 33 Trentini, entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando, 33 Trentini. Allora, partiamo dalla stesa del Buddha, salutiamo anche Maria, partiamo dalla stesa del Buddha e vediamo quindi come fare. Diciamo, quale sarà il tuo futuro in amore, una stesa dettagliata e anche dei suggerimenti per far innamorare la persona che ti interessa e se ci sono possibilità. Partiamo con la stesa del Buddha, partiamo con la stesa del Buddha, mentre vi ricordo di mettere un like che non costa niente, far girare il video, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, ma se cliccate in chat siete iscritti, ma ecco. Chi vuole iscrivere e chi vuole entrare in chat e interagire con altre persone può, basta che si può iscrivere al canale. Però chi si iscrive al canale ed entra in chat può interagire con le altre persone della chat, ovviamente. Per interagire con me non è sufficiente essere iscritti, ma dovete fare l'abbonamento. Ovviamente l'abbonamento è da 1 euro o qualcosa del genere, però è semplicemente per dare una dimostrazione che ci tenete al canale. Allora, mescoliamo le carte. Allora, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte e vediamo un po' quale sarà il tuo futuro in amore. Allora, beh, qua i tarocchi sono chiari. È uscita la carta del divenire, che significa praticamente che poi è valido sempre, però a maggior ragione in questo caso i tarocchi lo esplicitano. Il divenire, cioè il tuo futuro in amore, dipende esclusivamente da te, in questo caso dipende esclusivamente, non ci c'è, cioè, in realtà tutto sarebbe possibile, sia il bene che il male, dipende da come tu ti poni. Ti interessa una persona? Se ti poni, o perlomeno vuoi vivere una storia d'amore, devi porti come una bella farfalla. E allora potrai frequentare i giardini, perché se ti porrai come una mosca, frequenterai le merde. Ma è vero anche l'inverso: se tu sei una farfalla, un giardino, andrai nelle farfalle, attirerai le farfalle. Se sei una merda, attirerai le mosche. Quindi dipende esclusivamente da te. Immaginate un giardino fiorito, un'oasi di bellezza e di colore che attrae le farfalle. E questo è il concetto. Immaginate una merda puzzolente attrae le mosche, non attrae le farfalle. Il divenire ti invita a riflettere non solo su, diciamo, la fortuna e la sfortuna, ma su chi sei tu, perché chi sei tu attiri. Chi sei attiri, ricordati questo. E ovviamente, la persona, diciamo, che puoi attirare diventando una farfalla se sei una donna, diventando un bel giardino, diciamo, è un uomo alfa, ma dipende da te attirarlo o meno.
poi coinvolgere ancora un'altra cosa. Ovviamente se questo vale per uomo e donna, quindi la persona alfa potrebbe essere anche una donna se tu fossi un uomo, se il consultante è un uomo, però il personaggio che spalanca il palco di Tartarot è l'imperatore, quindi l'imperatore, una persona alfa con la spada che difende ma che offende. Che di spada ferisce, di spada perisce, e questa carta ti invita a esplorare, diciamo, il tuo coraggio, la tua intelligenza. Cioè, se vuoi attirare una persona alfa, devi dimostrarti intelligente e sicura di te. E i Tartaro ti dicono che comunque l'equilibrio interiore è la bilancia, escono tutte carte, no? La bilancia è come dire, la giustizia ci dice che le cose vanno bene se tu agisci con distacco del risultato. Qua i Tarot ti danno già dei consigli. In quanto la leggenda narra che nel momento della morte il cuore dell'anima veniva posto sulla bilancia e se il peso del cuore era in equilibrio con la piuma di Maat, che era la dea della verità e dell'ordine cosmico, tu potresti andare, l'anima potrebbe andare nel regno degli dei, quindi nel positivo. Quindi anche qua i Tarot ti danno la possibilità di attirare la persona giusta, ma partendo da te stessa, avendo il cuore puro, avendo il distacco dal risultato. Allora, vediamo un attimino cosa ci raccontano ancora i Tarot. Allora, beh, è interessante. Allora, il Tarot ti dice che praticamente tu hai tutte le chance di questa persona coinvolgerla. Devi però imparare a fortificare un po' l'autostima, perché il tuo punto debole è l'autostima. E teniamo presente che se l'autostima è il punto debole, ricordiamoci il divenire, tu potresti pensare di essere una merda e quindi attirare praticamente a te soltanto le mosche come negativo. Quindi il Tartaro ti suggerisce il Taramantra. Il Taramantra è la carta che ti consente di raggiungere dei grandi risultati. Soltanto attraverso il Taramantra tu potrai trovare la tua energia interiore. Recita costantemente il Taramantra: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Il simbolo del Taramantra è proprio l'Uroboro, che è la ciclicità, rappresenta l'Uroboro non è soltanto la ciclicità, ma rappresenta anche il benessere. L'Uroboro rappresenta anche il tempo senza inizio e senza fine. Quindi devi cercare di dare valore a te stessa attraverso la recita del Taramantra e riceverai, diciamo, interagirai con personaggi, diciamo, la persona che probabilmente entra nella tua vita sarà una persona che saprà tentarti, sarà una persona carismatica, forte, la figura del libertino e il diavolo rappresenta, diciamo, il tentativo di sedurre, il tentativo di conquistare, anzi potremmo dire che il libertino è come un'ombra che attrae con la promessa di desideri proibiti, ha questa capacità di conquistare, di sedurre, è un maestro nell'arte seduttiva, ti invita a esplorare la tua parte inconscia, la tua parte nascosta. Quindi il tuo futuro in amore sarà un futuro, diciamo, un po' sulle montagne russe, non sarà semplice perché comunque avendo a che fare con persone alfa e con persone, diciamo, con il diavolo fondamentalmente,
dovrai, diciamo, avrai il tuo bel che fare, però questo ti darà molta emozione. Ti darà molta emozione e serve da parte tua anche un atto di coraggio, cioè la capacità di metterti in gioco, la capacità di non restare bloccato o bloccata in situazioni che non portano da nessuna parte. Quindi sviluppa, veramente dentro di te un atto di coraggio puro. Ecco, viene anche l'altra carta, quindi è un po' come la carta del divenire, tutte le possibilità ci sono, quindi non temere perché l'universo non ti vuole precludere niente, non ti vuole precludere niente l'universo, però il tuo futuro, tieni presente che l'ordine cosmico è sempre governato dal piccione, cioè il piccione che rappresenta la casualità, il mistero della vita, l'imprevedibile. Quindi non devi stare lì con la bocca aperta ad aspettare la manna dal cielo, ma devi agire. Perché se stai con la bocca aperta e aspetti la manna dal cielo, il piccione ti castigherà e nella bocca ti cadrà proprio la merda del piccione, perché ovviamente il destino non è scritto, esiste sempre l'imprevedibilità. Ci sono persone che fanno tutti i piani precisi e poi arriva qualcosa che distrugge, disturba, quindi imparare anche a mantenere il distacco dal risultato è un punto fondamentale. Tenete presente che tutti quelli che ieri sono morti, oggi avevano qualcosa da fare, quindi non ti preoccupare, perché se tutto si può rimandare, se tu morissi in questo momento, oggi, non è che le cose che pensi che siano inesorabili da fare per domani, capita qualcosa, non le fai, punto e basta. Quindi anche qua abbiamo il simbolo del serpente che rappresenta l'energia cosmica che avvolge la materia. Quindi la tua vita amorosa nei prossimi tempi saranno un po' di montagne russe, dipenderà moltissimo da te. Come andare, però saranno emozioni forti, le emozioni forti che se tu non le sai gestire, ovviamente non sai fare atti di coraggio, ti potranno distruggere, ti potranno annichilire. Se le sai gestire, ovviamente ti potranno dare invece ottime soddisfazioni. E questa è la prima stesa, la stesa del Buddha. Passiamo alla seconda stesa, la stesa della piramide, vediamo quale sarà il tuo futuro in amore, ma anche dei consigli, come ci dicono i tarot, per ottenere dei risultati, quindi non solo, come dire, una visione, ma anche dei consigli e dei suggerimenti, anche dei consigli e dei suggerimenti che possono essere molto utili, credo, in questo caso. Vediamo cosa ci suggeriscono i Taratarot. Cosa ci suggeriscono i Taratarot? Allora, tagliamo le carte e vediamo un po', scegliamo le prime tre carte dei Taratarot, le prime tre carte dei Taratarot. Beh, allora, intanto è uscita la carta delle tre lune. La carta delle tre lune è la carta dell'energia femminile, fondamentalmente, è la carta che ti dice che devi saperla gestire questa energia e devi essere allineata alla tua costellazione, perché ogni donna, ma varrebbe anche per ogni uomo, ha una sua costellazione di riferimento, la costellazione della Malgascetta, Malgascia, la costellazione della Malgascione, la costellazione della Carampana, che dipendono un po' dall'età, La costellazione della Malgascetta è rappresentata dalla luna crescente, quindi un mondo aperto di possibilità. La Malgascetta è una donna giovane, è anche la Malgascia, diciamo, la Malgascia arriva fino a 39 anni, la Malgascetta fino a 29, quindi diciamo che però insomma dai 20 ai 39 anni ci sono, ti devi giocare le carte della tua vita anche sentimentalmente, anche affettivamente. Non è che puoi aspettare a 50 anni, a 60 a crearti una famiglia te la devi creare dai 20 ai 30 anni più o meno,
Poi qualcuno se la crea anche un po' dopo, però secondo me l'ideale per crearsi una famiglia è comunque allineato un po' al tempo. L'amore va trovato a 30 anni, non devi aspettare a trovare l'amore a 50, 60, a 70, 100 anni. L'amore va trovato da giovani. E poi è ovvio che c'è anche la costellazione della Malgasciona, che sarebbe la luna piena. E lì la Malgasciona ha fatto l'ultimo tagliando. La Malgasciona va dai 40 anni ai 59 anni, quindi ovviamente la Malgasciona ha avuto l'ultimo tagliando. Certo, qualche possibilità c'era ancora, ma non, certo, può trovarsi l'amore, qualcosa e tutto, ma non più di tanto. Insomma, da un punto di vista invece dell'energia passionale, ce la può mettere l'energia passionale. Anzi, la Malgasciona rappresenta proprio la femminilità o la piena, insomma, dove si dovrebbero raccogliere i frutti. Il problema è, io credo che molte persone seminano dove vogliono raccogliere i frutti, no? Invertono i tempi, no? Vanno a seminare nell'era della Malgasciona, quando lì dovrebbero raccogliere i frutti, anche sentimentali e affettivi, ovviamente. E poi c'è la luna calante, che è la fase della carampagine. Dai 60 in poi, dove ovviamente lì subentrano gli acciacchi, subentrano le cose, subentrano le problematiche. Quindi, anche se oggi diciamo che le età si sono allungate, infatti, anche nella carampagine una persona può avere le sue soddisfazioni anche sentimentali e affettive, anche perché allungandosi i tempi, oggi tu dopo la carampagine. Se vivi, hai la possibilità di diventare una bellissima, entrare a far parte del Museo delle Cere. Poi avrai la possibilità di accedere alla mummia 1 e alla mummia 2, talvolta diventare anche uno zombie, la zombie 1 o la zombie 2. Poi per arrivare fino alla tenera età di 120 anni, proprio se ce la farai, a diventare la mummia 3 è il punto di non ritorno, quello è l'ultima cosa, l'ultimo respiro, si spera, a quell'età, e poi volendo, insomma, potrai assurgere all'Elohim di luce, dissolverti nella luce. Quindi vedete che avete tutte le possibilità, e voi. Anche qua, appunto, c'è il Tara Mantra. Il Tara Mantra è sempre la cosa che devi recitare, perché nulla esiste senza il Tara Mantra, senza la tua forza interiore, senza la tua autostima, e quindi recita quotidianamente il Tara Mantra. E questo ti porterà a trovare l'amore. Ovviamente sarà un amore diverso a seconda della fase della luna in cui ti trovi. Se ti trovi nella fase della luna crescente, quest'amore sarà l'amore vero, diciamoci la verità, l'amore vero deve avvenire tra i 20 e i 30 anni, più o meno, grosso modo, dove puoi esplorare, creare qualcosa, insomma. Se ti trovi nella fase della Malgasciona, bene, potrai viverti comunque una cosa piacevole, ma diciamo conforme alla tua età. Oh, chiamiamoci la Betty Cottage, ma com'è che non sei chiamata Betty Cottage? Perché non mi fa vedere? Però c'è qualcosa che non va, non riesco ad accedere al. Ti chiamo la prossima volta, Betty, perché non mi fa accedere? Ogni tanto fa le bizze. Ti chiamo la prossima volta, Betty, non ti preoccupare. Perché non mi fa accedere? Non fa. Ogni tanto si vede che piglia male, non riesco a cliccare sul coso, non dà niente. Ma non ti preoccupare, la prossima volta ce la facciamo doppia, Betty. Ah, la prossima volta ce la facciamo doppia, Betty, ce la facciamo doppia la prossima volta. E comunque sia, adesso clicco lì, non mi fa su nessuno. Si vede che li girano di traverso oggi, li girano di traverso. Comunque sia, eh sì, oggi praticamente non funziona neanche il coso qua, vabbè. E niente, oggi il touch non funziona, va bene, ma non ti preoccupare. Comunque sia, abbiamo quest'altra possibilità,
Che sì, perché non mi fa cliccare anche sull'altro tastino qua non lo prende, non so come mai. Vabbè. Quindi diciamo che l'amore quindi è un'energia, no? Che fluisce in modo diverso. Ovviamente se sei carampana, insomma, potrai trovarti magari un compagno, una compagna per fare delle passeggiatine magari nel giardinetto, insomma, andarti a prendere gelato al giardinetto, questo è. Quindi comunque ogni situazione ha le sue lune, ha le sue cose, no? Quindi allora, beh, ti dice anche qua naturalmente che devi, anche a te faceva problemi, vedi? Si vede che ogni tanto YouTube fa girare la minchia. Comunque sia, abbiamo questa possibilità di davanti a te si apre un bivio, il bivio positivo dell'amore bello, dell'amore abbiamo denominato il ristorante 5 stelle che rappresenta la purezza di sentimenti, la possibilità di vivere veramente un qualcosa di fantastico, di bello per te, oppure l'amore brutto, il parcheggio del cimitero, il parcheggio del cimitero che ti porterà, diciamo, che ti porterà a una situazione estremamente negativa, e questo dipenderà dal tuo equilibrio interiore. Ma se tu troverai il tuo equilibrio interiore, e io te lo auguro, se saprai gestire la trasgressione e l'istituzione, perché è questo che devi saper gestire, devi, se vuoi sedurre una persona, un amore, devi saper gestire la trasgressione, devi saper gestire l'istituzione, devi saper mettere in atto tutte le metodiche necessarie per poter essere istituzionale, diciamo sexy ma austera è la cosa che ci piace di più, e finalmente per te potrà risplendere alto nel cielo il tarasole che ti risolverà tutti i problemi. Il tarasole che ti risolverà tutte le questioni. Attraverso il tarasole tu potrai viverti l'amore che vorrai. Fa anche rima, perché il tarasole, che è la carta dell'azione, il paladino dell'agire rapido, il tarasole ti insegna che la luce interiore può dissolvere totalmente le ombre dell'incertezza. Quindi lascia splendere in cielo il tarasole. E qua viene la carta della Malgasciona. Qualche suggerimento? Potresti essere Malgasciona o meno, ma la carta della Malgasciona in sé, a parte l'età, rappresenta un po' la lussuria. Quindi cerca di diventare più lussuriosa, più femminile. Probabilmente non sei tanto femminile, sei un po' mascolinizzata. Inizia a vestirti leopardata, tigrata, maculata, minigonnata. Avrai il potere, salutiamo Ilenia, Swiss Life. Ma che canale hai? Hai un canale Ilenia, Swiss Life, hai un canale YouTube dove pubblichi video? Interessante, Swiss Life, non so cosa sia. Allora, l'imperatrice, cioè quindi che sarebbe la Malgasciona, vedete, ha la corona del potere che però ha l'ultimo tagliando. Ricordatevi che se appartenete alla costellazione della Malgasciona siete state tagliandate, ma l'ultimo tagliando è stato emesso, quindi adesso è il momento di agire. Nelle balere della vita. Ah, ma ti va di fare un'intervista, Elenia, con me? Roxy, scrivi il mio numero sul canale Massimo Teramasco che faccio le interviste. Se ti va di fare un'intervista via Skype, possiamo farla, così ci racconti, insomma, la tua vita da espatriata in Svizzera, che però la Svizzera non è proprio, diciamo, come dire, l'Ucraina, insomma. Quindi, se ti va di fare un'intervista, adesso Roxy scrive il numero, che sarebbe comunque sempre il 333 15 11 703, mi mandi un messaggio su WhatsApp e facciamo un'intervista, così ci racconti la vita di un'italiana in Svizzera.
Adesso Roxy, o Roxy o Betty Cottage, eccolo, l'ha scritto Roxy, 333-1503, se ti va di farla possiamo combinare questa intervista. No, ma la Svizzera tedesca è particolare. Ah, vabbè, comunque, se vuoi fare un'intervista, segnati il numero, mandami un messaggio WhatsApp, io l'intervista le faccio via Skype, ma Skype se non ce l'hai te lo scarichi tranquillamente sul cellulare, possiamo fare l'intervista. Bene, bene, quindi cerchiamo questo, quindi nelle balere della vita diventa custode del magico potere della Malgasciona per celebrare la ricchezza della vita, per celebrare la cosa. Segna e mandami un messaggio, sono Ilenia, voglio fare intervista, la Svizzera tedesca, bene, bene. Allora, questo è... Quindi abbiamo esaurito anche la seconda stesa e passiamo alla terza stesa, che è quella della stele, la stesa della stele che ci dice che cosa, come sarà il tuo futuro in amore. Mentre invece vi ricordo che dovreste, se volete, mettere un like, è gratis, non costa niente. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così per gli iscritti al canale c'è la possibilità di interagire in chat. Chi volesse interagire con me facendo domande deve fare l'abbonamento, che è da morto di fame, però costa un euro, non è niente, fate l'abbonamento e potrete anche farmi qualche domandina attinente, oppure diciamo chi volesse poi avere una consulenza diretta con me. Sul canale Massimo Teramasco c'è proprio l'abbonamento Master Consulting che prevede una consulenza diretta con me. Bene, telefonica. Allora, vediamo la stesa della stele. Come sarà l'amore? Come amor che nulla amato, amar perdona. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta. Con i lingua divien tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Quanta bella giovinezza che si fugge tuttavia. Oggi facciamo le reti. Chi vuole essere lieto sia, del domani non v'è certezza. E abbiamo il sacro e il profano, Dante Alighieri e Lorenzo il Magnifico, Ai miei tempi ci facevano studiare, non come oggi che non fanno più studiare una mazza, ai miei tempi ci facevano studiare, salutiamo Crazy Robby, anche le pagine di Dante a memoria, io sapevo dei canti di Dante a memoria, studiavo le poesie a memoria, oggi non fanno più fare niente. Allora, tagliamo, oggi ancora grazie che si ricordano il loro nome a memoria. Allora, vediamo. Allora, beh, il tuo futuro dipenderà anche dalla maschera che indosserai, questo dobbiamo dirlo, dipenderà dalla maschera che indosserai, abbiamo qua le due maschere. In questo caso, se ti presenti come una suorina, attirerai certe situazioni. Se ti presenti come troiona, mignottona da corsa, attirerai altre situazioni. Però anche la mignottona da corsa, diciamo che spesso è ossessionata, è attaccata al passato, quindi dovete, ecco, questo è un messaggio molto importante, non dovete restare attaccati al passato, perché se rimanete attaccati al passato, il tatuaggio è l'attaccamento al passato. Vedete il tatuaggio sulla coscia del mignottone da corsa qua? Rappresenta un po' l'attaccamento al passato. In effetti proprio il tatuaggio in sé rappresenta un attaccamento. Io per questo sono un po' contrario, anzi sono totalmente contrario ai tatuaggi, perché secondo me i tatuaggi ti tatuano qualcosa, invece cercano di immortalare qualcosa che invece ovviamente le cose passano. Ci sono anche donne o uomini che si tatuano il nome del fidanzato o della fidanzata o le iniziali. Poi quando si mollano o trovi un altro fidanzato che ha le stesse iniziali di quello di prima o che cazzo diventa quel tatuaggio, non si capisce, no? Ancora peggio che scrive il nome.
Amo Maria, amo Mario, amo Mario. Quelli che scrivono amo Mario, poi Mario se ne va via e loro iniziano a infilare gli spilloni sul nome Mario. Bene, comunque sia, la maschera è una rappresentazione profonda della finta distinzione tra istituzione e trasgressione. Quindi attenzione perché la maschera ti invita a superare le apparenze. La maschera ti invita a diventare una persona migliore. Salutiamo la nostra Stella Cretina. Ciao Stella. La maschera ci invita a diventare una persona migliore. Quindi devi saper alternare e gestire la tua maschera e non lasciarti bloccare. Solo in questo modo verrai percepita come una donna o come una persona di qualità. Se getterai la maschera e allora verrà fuori la tua vera essenza. La donna di qualità è una donna che sa unire anche il mignottone da corsa e la suorina. Mignottone da corsa e suorina diventano un'unica cosa ed è molto importante quindi essere pronti a esplorare l'antico mistero della papessa è fondamentale, quindi hai tutte le chance affinché quest'amore possa veramente decollare, prendere il volo. E tra l'altro sarà un amore con una persona alfa, sarà un amore con una persona molto importante, potente. Vediamo un po' cosa ci dicono le altre tre carte. Come al solito, cosa ci raccontano? Non sarà semplice, non sarà facile, avrai degli ostacoli da superare. Questa persona non è una persona semplice, ti metterà dei vincoli, ti vincolerà e dipenderà da te superare gli ostacoli. Dipenderà da te saper affrontare gli ostacoli. Molte persone rinunciano, non soltanto nell'amore, ma in generale nella vita rinunciano. Io lo vedo anche banalmente nei video su YouTube. Ci sono persone che fanno 3 video, o 30 o 300, e poi dicono: nessuno mi guarda, non ne faccio più. Cretina, io ne ho fatti 37.000 di video, forse anche di più. E quindi non rompere i maroni, fanne e stai zitta. Quindi questa carta rappresenta l'esperienza di sospensione. Attenzione perché il vincolo ti invita a vedere il drago come una guida personale e ogni testa del drago che taglierai sarà un successo per te. Ti esorta a mantenere alto il desiderio, tieni alta la forza del desiderio, che è quella che ti consentirà di attrarre persone importanti nella tua vita. E d'altra parte è anche fondamentale mantenere sempre un obiettivo, sapendo il detto che nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Ma tutti i venti possono diventare favorevoli per il marinaio che sa dove andare. E viene fuori nuovamente la carta dell'equilibrio, trovare il tuo equilibrio interiore. Se tu riesci a trovare il tuo equilibrio interiore, se il tuo cuore sarà puro, come diciamo, come una piuma, leggero come una piuma, allora potrai assurgere al regno degli dèi, cioè potrai trovare la persona giusta per te in questa vita. E se non è quello che pensi, sarà un altro. Bene, detto questo, metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su tutti i canali YouTube. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare